Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, nuovamente nel Parco delle Foreste Casentinesi, quest'oggi per ammirare l'autunno. E partiamo da Casanova dell'Alpe, che è la frazione più alta del comune di Bagno di Romagna, da una quota di circa 1000 metri, e arriveremo a un bellissimo balcone panoramico che si chiama Fonte Murata, per poi scendere alla famosa Foresta della Lama, un luogo veramente suggestivo dove quest'oggi l'autunno dovrebbe essere al suo apice, e poi risaliremo andando alla ricerca di un vecchio mulino con annessa cascata, la cascata del Carpinone. Buona visione! Questo balcone spettacolare, guardate che roba, giornata memorabile. Giù al podere Romiceto, guardate che tavolozza di colori meravigliosa. A rudere delle grigiole. C'è ancora la vecchia porta, guardate, ancora in piedi anche la porta d'ingresso con l'architrave, guardate che bello. Ovviamente dentro non c'è più nulla. Tutto sommato questa casa è ancora in uno stato decente, forse troppo, però rispetto ad altri ruderi. Non poca fatica siamo arrivati sul sentiero di Crinale e adesso lo stiamo tenendo. Abbiamo preso dal Crinale verso destra, verso il poggio di Fonte Murata. Proseguendo dall'altro dal verso opposto saremmo potuti scendere direttamente tramite una traccia al sentiero
e forconali. E adesso intanto ci godiamo questo spettacolo. Qui l'autunno ha già fatto il suo corso. Adesso preparatevi a guardare che meraviglia si gode qui da Fonte Murata. Scendendo dalla Fonte Murata verso la foresta della Lama, in un tripudio di colori, questo bosco che mi ricorda in alcuni frangenti il bosco delle fate della Verna. Adesso abbiamo visto la chiesetta qui alla foresta della Lama e qua c'è il grazioso bivacco Tiglie, che probabilmente adesso a causa del Covid non sarà utilizzabile, però novità, è chiuso a chiave col lucchetto, quindi se venite di qua, foresta della Lama. Scusa, ti gli è chiuso. Sequoie della Lama, guardate Christian che si presta a modello, ci fa vedere l'imponenza di questi alberi voluti da Carl Simon. Quindi, come già detto, momentaneamente il bivacco rifugio Tiglie è chiuso con una catena e un lucchetto, non so dirvi il perché. La casa forestale invece è sempre chiusa, c'è una fonte dietro la casa forestale che con il rubinetto credo sempre attiva, e nella zona delle sequoie c'è questo piccolo ricovero per animali che al momento, dicevo al momento, è l'unica cosa di utilizzabile in caso di maltempo. Thank you.
abbiamo lasciato la strada forestale che porta la Lama per questo sentiero, sempre non segnato, ci sono dei boldi rossi ogni tanto, che ci porterà al vecchio mulino, dove c'era il mulino di Carpinone o Carpanone con la sua bella cascata. Di lì vedremo un attimo che ora si fa e insomma, decideremo quale percorso intraprendere, perché ci siamo tenuti anche una opzione B, un percorso più breve ed uno un po' più lungo che ci riporta direttamente a Casanova dell'Alpe, da dove siamo partiti questa mattina. Siamo arrivati a quelli che direi essere i resti del mulino di Carpinone o Carpanone. Cascata sarà abbastanza secca perché c'è veramente pochissima acqua. Ecco una bella cascata del mulino di Carpinone, anche se con una portata molto ridotta, in questa stagione non si può chiedere di più, ma è molto molto suggestiva. Poco monte della cascata di Carpinone, c'è un bivio insomma che ci permette di scegliere diversi sentieri che si arrivano qui. Ovviamente è tutta viabilità non ufficiale, si trovano dei bolli rossi però un po' dappertutto, quindi bisogna sapere dove si sta andando, altrimenti potrebbero confonderci. L'ultimo regalo che ci fa questo bellissimo giro è di abbandonare questo comodo sentiero per questa ripida salita, che però nel giro di qualche centinaio di metri ci riporterà a Casanova dell'Alpe. Speriamo. Allora, guardate che roba, qua abbiamo il Monte Penna, tutto il crinale 00 Calla Camaldoli e qua nella punta abbiamo Poggio Scali. Guardate. Non so se la GoPro riesce a rendere l'idea dei colori che ci sono in questa quota. Probabilmente la settimana prossima andremo sui 600-700 metri. Abbiamo finito il nostro giro, ci siamo anche già cambiati, sistemati più o meno. Questa è la chiesa di Casanova dell'Alpe, che vi ho fatto vedere stamattina, che abbiamo avuto la fortuna di trovare aperta, c'era una persona che la stava aprendo e ne abbiamo approfittato. Qui c'è la vecchia scuola di Casanova dell'Alpe, sempre chiusa, ahimè. Torniamo alla macchina dopo questa breve visita di Casanova dell'Alpe. Il video termina qua assieme alla giornata, quindi da domani avremo un'ora in meno e bisognerà partire prima la mattina. Spero che il video vi sia piaciuto. Andate a camminare, non state sul divano e godetevi la natura. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento, un mi piace, mi raccomando, molto importante, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima.